You're crazy.
Sì. Il parco dei... Se no che divertimento c'è? Certo quei sandali. Guardate mamma che gioca con sullo sfondo i monti della Maga Sibilla. Ma dai mamma. Ma che? Come ci cammino su ste corde? Ma dai mamma. Da qui continuo io. Spettacolo. Vai. Questo è più facile di tutti. No, non ce la faccio. Oh, non è che questo è più facile di quello là. No, mi giro la testa. Dove vado? Vai, alza il destro e vai col sinistro. Fallo te. Sei giovane, fallo te, sei vai. Vai. No, non ce la alza faccio. Il destro. Non ce la faccio. Alza il destro. Psicologicamente. Passa. Vai mamma. Oddio, sono chiamato il 112. Adesso non puoi scendere, io non ti aiuto. Non ce la faccio a scendere da di qua. Basta che alzi. Oh, incredibile. Sta facendo... Guarda, l'hai completato. Se... Basta, adesso scendo perché questo proprio non c'era. Adesso vorrei vedere farlo a te, Andrea. Che ci vuole? Peccato che ci sia la Sibilla coperta. In montagna le nuvole purtroppo. Bello. Qua è una parte illuminata dal sole. Avanza senza fretta, farai il salto nel passato che non va dimenticato, è ora che ti incammini per i monti Sibili neri. Avventura del guerriero schietto. Adesso noi andiamo al parco dei Mazzamurelli. Però peccato che anche la bella visuale sui monti Sibili. Allora, vi dico subito che abbiamo fatto il percorso al contrario, quindi se nel caso doveste venirci, non partite dalla fine. I segreti del lago di Pilato. Guarda che bello, Andrea, la montagna che guarda con occhi blu e sotto c'è il laghetto. Thank you.
bello, eh? Ah, è vero. Quello è... Tutti i mazzamurelli, conoscono il lago di Pilato, con grazioso specchio d'acqua posto sulla vetta della montagna più alta del regno, anzi se ne lavò le mani. Vestiti degli gnomi stesi ad asciugare. Donna, sta tirando un'aria. Diciamo, lei ci coglie la pioggia, Andrea. Forse sì. Non abbiamo neanche l'ombrello. Entrati nel regno di Sibilla, una maga molto bella e assai potente. Ella conosce tutti i segreti del mondo, sa prevedere il futuro e trasformare ogni cosa secondo il suo volere. La giovane è così bella che molti cavalieri hanno intrapreso lunghissimi viaggi per conoscerla. Possiede fascino, ricchezza, salute ed eterna giovinezza. Ma le manca un dono preziosissimo, la libertà di uscire dalla montagna incantata che prende il suo nome. Tanto tempo fa Sibilla, mentre sedeva annoiata sul suo trono circondata dalle fedeli fatine, si vide arrivare un valoroso e affascinante cavaliere, guerrino detto il Meschino. Il giovine aveva percorso tanta strada per giungere fino a lei, non per amore aveva voluto incontrarla, ma per sapere il nome dei suoi genitori e il luogo in cui questi vivevano. Il poverino, infatti, strappato dalle braccia della sua mamma quando era ancora piccolo, non li aveva mai conosciuti. Sibilla si innamorò subito del bel cavaliere e per trattenerlo per sempre nel suo regno non gli svelava mai il segreto che tanto desiderava. Il tempo passava e il guerrino dovette faticare tanto per vincere i tentativi di seduzione della maga, ma anche la paura di vederla trasformare in una strega ogni venerdì notte fino alla domenica successiva. Stanco di aspettare inutilmente, il giorno decise di andarsene da quel mondo incantato, lasciando la maga a disperarsi e maledire tutte le cose attorno a sé. Guerrino riprese i suoi lunghi viaggi alla ricerca dei genitori e un bel giorno li ritrovò in una vecchia prigione, quella in cui erano stati chiusi poco dopo la sua nascita da un re malvagio assetato di potere. Da allora è passato tanto tempo, ma Sibilla ancora oggi attende il ritorno dell'affascinante e saggio cavalier Guerrino. La storia è tratta dal quinto al capitolo quinto del romanzo cavalleresco scritto da Andrea da Barberino nel 1410, intitolato Guerrin Meschino. Un tempo le vicende di Guerrino venivano raccontate in ogni casa dei nostri paesi, davanti al focolare acceso, nei giorni più freddi dell'anno e nelle allegre piazze durante le calde serate d'estate.
mettersi e ballare il saltarello insieme ad altri thank you.